Il cortometraggio del Liceo Scientifico Statale Alberti di Minturno, che quest'anno ha partecipato all'ottava edizione di Ciaxigita, è stato ambientato sia a Matera che presso lo stesso istituto sito a Marina di Minturno. Gli alunni del liceo, guidati dalla referente Patrizia Filaci e dai docenti Maria Giannisi, Maurizio D'Amico e Luigi Mormile, hanno trattato una tematica molto interessante relativa alla condizione delle donne indiane, spesso costrette a sposarsi con uomini che non conoscono. È un progetto, devo dire, sicuramente innovativo. Io avevo qualche remora all'inizio, perché mi sembrava qualcosa un po' troppo fuori dalle materie tradizionali di studio. Invece quello che mi ha fatto molto ricredere è stata la partecipazione entusiasta dei ragazzi, e molte cose sono state poi successivamente raccontate qui in istituto anche a coloro che non sono venuti. Quindi diciamo che l'accoglienza è stata importante, notevole. Io poi sono da anni professo la necessità di realizzare rapporti, gemellaggi, incontri, soprattutto col nostro meridione, perché quando si fa qualcosa si parla sempre del nord, si parla sempre oppure si va in viaggi di istruzione sempre al nord, mai si pensa al sud. Ci sono tanti luoghi stupendi. Io credo che questa sia un'esperienza molto formativa e anche divertente. Infatti, come l'anno scorso, siamo tornati qui, però quest'anno a Matera, a fare questo cortometraggio con Gianni Petrizzo, con il quale ci siamo trovati molto bene anche l'anno scorso. E il nostro cortometraggio affronta un argomento davvero profondo che tutti dovrebbero conoscere. Io penso che questa sia un'esperienza bellissima per tutti i ragazzi di qualsiasi età. Io personalmente faccio la comparsa, ma questo è molto gratificante per me, perché comunque posso avere un ruolo in un progetto così grande e di elevato spessore. Io penso che è un'esperienza formativa per i ragazzi perché è come stare su un vero set cinematografico. Oltre ad approcciare i ragazzi a un mondo sconosciuto che è quello del cinema, è un'occasione per visitare una città bella come Matera, che proprio quest'anno è divenuta capitale della cultura. Questa è un'esperienza costruttiva, va fatta ogni anno perché aiuta i ragazzi anche a comportarsi fuori dall'ambiente scolastico, perché è un'apertura mentale a 360 gradi. Secondo me è un progetto che stimola la crescita dei ragazzi e che li aiuta alla cooperazione tra di loro e a valorizzare la creatività e l'immaginazione. Cosa ne pensi di questa esperienza a Matera? È un'esperienza bellissima, entusiasmante. Sono molto felice di incontrarvi di nuovo. Grazie, anche noi. E suppongo che anche questa volta farete un buon lavoro, perché già dalle prime prove, insomma, introduttive, ho capito la vostra potenzialità.